ritrovamenti di Piazza Andrea Costa hanno incuriosito decisamente la nostra città. Tante persone oggi si spostano in quello spazio perché sono curiose di capire quali sono stati i ritrovamenti. Ed ecco che, grazie all'autorizzazione della soprintendenza, abbiamo la possibilità di mettere a disposizione due archeologi, Ilaria Venanzoni ma anche Antonio D'Ambrosio, che a partire da questo sabato 24, ma anche sabato 2 marzo, dalle 15 alle 17, ogni mezz'ora potranno dedicare un appuntamento alla città. Ogni mezz'ora potranno essere ospitate 50 persone. E come si fa ad iscriversi? È semplice, basta chiamare il numero della segreteria del mio assessorato dei lavori pubblici, che è 0721 887 282. Questo dalle 8:30 alle 14 tutti i giorni tranne il sabato e la domenica. Quindi affrettatevi, domani è un giorno sicuramente utile per prenotarsi. Sono consapevole che vedere veramente degli oggetti che appartengono la nostra storia è molto emozionante, e quindi capirne un po' quelle che sono le dinamiche è una storia che ci riguarda ed è bene che noi tutti la sappiamo. Oltre a questi due appuntamenti per la cittadinanza, dedicheremo anche degli altri momenti alle scuole, perché è bene che anche i più piccoli riescano ad avvicinarsi alla nostra storia, ad appassionarsi quindi anche proprio nello studio e nell'approfondimento. Nei prossimi giorni comunicheremo le date ai plessi scolastici, di modo che l'adesione e la partecipazione sia sempre più ampia e diffusa, e se necessiterà continueremo comunque a creare altri momenti.